Diretta dalla libreria Bocca, per la biblioteca possibile, libri acquistabili da Bocca in galleria, finalmente giunti i marmi Torlonia, collezionare capolavori. Il libro edito da Electa in occasione appunto della mostra dei Musei Capitolini Villa Caffarelli di Roma. Ci saluta la Mary, così insieme a lei entriamo in questa pregevolissima collezione. Mary. Nel frattempo qualcuno mi chiama, non hanno ancora capito che sono costantemente in diretta. Ha inviato una richiesta. Sì, Mary, ha inviato una richiesta e ti ho anche risposto. Vediamo un po'. Visualizza. Visualizza. Ok. Quindi la Mary adesso si collega con noi. Aspetto un attimino perché poi l'audio. Oh, ci sono, mi vedi? Ti vedo e ti sento. Bonjour, mon chéri, comment ça va bien? Va benissimo. Aspetta un secondo che alzo un po' il volume perché effettivamente ti sento poco, poco, poco. Prova a Comunque, mi parlare, senti Mary. adesso? Comunque, mi senti? Io sento benissimo. Va bene, molto poco. Allora, oggi vi porto. Allora, prima cosa voglio dire che ieri Bellini, bellissimo, mi hanno chiamato in parecchi e anche io sono rimasta molto meravigliata perché di Bellini avevo visto in chiesa proprio in San Babila, nella chiesa, proprio la Madonnina di Bellini, che me la sono ricordata. È stato bellissimo questo incontro di ieri. Ecco, adesso ti lascio la parola. Ok, grazie. Allora, vi porto a Roma, più precisamente Musei Capitolini, Villa Caffarelli, i marmi Torlonia. Allora, chi era questo Torlonia? Torlonia era un principe, beato lui, principe Alessandro, nato nel 1800 e morto nella seconda metà dell'Ottocento. In questa casa straordinaria, realizzata tra la fine del Rococò e l'inizio del neoclassicismo a Roma, meta privilegiata del Grand Tour, praticamente ha collezionato sculture greche e romane. Oggi conta circa 620 pezzi, è considerata a livello mondiale la più importante collezione di sculture greco-romane. In un'unica presente, in un'unica collezione, e oggi, grazie a Salvatore Settis e Carlo Gasparri, sono state selezionate 90 opere di questa collezione e messe in esposizione in questa sede. Nuova da un punto di vista di rinnovamento, e ci ha pensato bene l'architetto che ha lo studio a Milano, Cinquefer, lo stesso che qui a Milano ha fatto un museo, ma di cui non vuole essere abbinato al nome di questo museo, perché ovviamente il progetto non è venuto come si aspettava. E quindi che dirvi? Un catalogo edito da Schira, 334 pagine, tante illustrazioni a colori e in bianco e nero, ma di opere semplicemente splendide, cara Mary. Poi io adoro la scultura greca e romana, quindi qui siamo in presenza del massimo. Che bello, anche questa mattina abbiamo veramente tutti quelli di cui si occupa Giorgio, la libreria Bocca, sono veramente meravigliosi, uno meglio degli altri, artisti sempre in auge, perché anche se sono artisti del mondo passato, diciamo così, di tanti anni fa, però sono sempre alla portata odierna, sempre attuali, perché l'arte non invecchia, anzi ringiovanisce, più invecchia, più ringiovanisce. E anche questa mattina Torlonia proprio, cioè a me mi fa un effetto bellissimo sentire tutte queste belle cose dette da Giorgio, così informato sempre su questi grandi artisti. Ieri ce n'è stato uno bellissimo, oggi ancora più bello, Torlonia e tutto il resto, questo che abbiamo sentito dire da Giorgio, ed io sono entusiasta, come spero di entusiasmare anche tutti quelli che ci ascoltano, i visualizzatori, la gente, anche la gente che magari è meno esperta, come lo ero io un po' di tempo fa, di tanta bella arte, ascoltare e ripetere nella mente tutte, tenerle a mente e poi comprare questi libri che danno cultura, danno insegnamento, danno fascino, danno tutto, almeno a me fa questo effetto.
visto che io sono una persona vera, che non mento mai, spero che anche per voi faccia questo effetto. E allora io mi butterei sopra, anzi, scusate, mi butterei nel senso di fare la richiesta, come ogni giorno faccio a Giorgio, di tenerne uno da parte per me. E poi anche voi, cari amici che ci state seguendo, fate la vostra prenotazione per Natale, adesso che appunto dobbiamo pensare a un piccolo regalino, a un piccolo presentino, piuttosto che cose effimere, come dicevo ieri, come dei cioccolatini o un profumino o un giocattolino. Prendete delle cose che vi rimangono, perché un libro di storia, antico o moderno, quello che possa essere, da sempre un qualcosa rimane lì, non sparisce. Capito? Allora fate questo pensiero. Capito? Chiamate la libreria Bocca e Giorgio, fatevi dire da Giorgio la prenotazione del Mary, abbiamo vostro capito. libro. Ascolta, perché devo chiudere, perché ha continuato a suonarmi il telefono, mi suonano alla porta, devo chiudere. Allora, l'altra cosa importantissima, intanto oggi è la giornata della gentilezza e quindi un abbraccio affettuoso vi associo a tutti coloro che ci seguono e poi vi voglio ricordare che il libro è in vendita alla Libreria Bocca, il prezzo è 39 € e che l'esposizione si articola proprio come un racconto in 5 sezioni in cui si narra la storia del collezionismo dalla nascita della fondazione del museo aperto appunto dal principe Alessandro Torlonia nel 1875 fino al 1940 e quindi assolutamente da andare a vedere. E poi l'altra cosa di cui volevo parlare è questa. E a livello numerico, che così potete capire, la percentuale di pazienti che riscontrano il Covid, quindi non sto parlando di terapie intensive, non sto parlando di malati, cioè diciamo quelli che vengono positivi, risultano positivi quotidianamente, allora la percentuale in Italia, cioè numero di positivi rispetto alla popolazione, è 0,0006. A Milano è lo 0,0008. Domanda: dobbiamo blindare una città come Milano per uno 0,0002? Non lo so, ragazzi. I numeri sono questi. Detto questo, vi saluto. Jingle! Sei bravissimo, bravo. Allora un piccolo jingle milanese. Mami, 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 40 di 40 no, sbatti de sì, sbatti de ciò. Mami, sono de quei che parla no. Ciao, 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 a domani.